oggi insieme a Benedetta Tamburini, a Adriana Feo, a Davide Sozzi e ad Alice Buzzone. Con Walter vogliamo parlare di mobilità. Le esperienze che ha fatto Walter Torch, è stato consigliere comunale, vice sindaco nella Giunta Rutelli, assessore alla mobilità e poi dal 2001 fino al 2018, prima alla Camera e poi al Senato, ricoprendo vari incarichi e avendo varie competenze, sei stato nel Parlamento. Però posso dire, senza tema di sbagliare, che ti sei sempre poi preoccupato anche della situazione della mobilità a Roma. A te la parola. Ma la prima cosa che voglio dire è che è una buona notizia in fondo, cioè che il problema del traffico non esiste. Nel senso che ciò che noi chiamiamo problema del traffico, nel senso comune, è in realtà l'intersezione di tre grandi questioni. Primo, una questione urbanistica, cioè di come gli oggetti edilizi sono dislocati sul territorio. Secondo, come funziona il servizio pubblico. E terzo, gli stili di vita. Ecco, la combinazione di questi tre fattori può determinare quei problemi che chiamiamo traffico, ma se li chiamiamo così non andiamo a vedere le cause strutturali, insomma, e quindi non siamo poi in grado di mettere in campo delle buone soluzioni. La questione urbanistica è, direi, abbastanza nota, la posso riassumere con un dato. La popolazione dell'area romana è di 4 milioni e mezzo, quella del Gran Paris è di circa 12 milioni, ma hanno la stessa estensione territoriale. Questo significa che Roma è una città quasi vuota, poco densa. Quando io dico questa cosa in periferia, nelle assemblee, ci vado sempre un po' cauto, perché magari qualcuno la prenda male, perché localmente invece può accadere che la densità sia anche molto alta e soprattutto questi quartieri, queste borgate, sono spesso sconnessi l'uno dall'altro e quindi danno una sensazione locale di ingolfamento. Ma a livello macro è la città è a bassa densità e questo è un fattore terribile, drammatico per il trasporto pubblico, che invece ha bisogno di densità per funzionare. Allora, in una situazione siffatta, noi dobbiamo lavorare molto con il principio di integrazione, cioè mettere insieme tutte le tecnologie possibili dei mezzi di trasporto, più che in altre città. Invece, storicamente, noi l'abbiamo fatto di meno. Anzi, a Roma c'è nel dibattito pubblico uno strano atteggiamento, a volte quasi di tifoseria, quello che dice a me piace la metro, a me piace il tram. Non è una questione di gusti, no? In un'area così diradata noi dobbiamo usare per le lunghe percorrenze la ferrovia, per le direzioni ad alto carico urbanistico ci vogliono delle metropolitane, per le direzioni un po' meno cariche ci vuole un tram, per le altre più deboli basta un autobus. Quindi bisogna usare queste tecnologie come una tavolozza dei colori, insomma, come fa il pittore, appunto mettendo insieme, integrando. Ed è quello che noi tentammo nella nostra amministrazione con Claudio, diretti da quel grande sindaco che è stato Francesco Rutelli. Sulle ferrovie trasformammo le vecchie ferrovie di fine Ottocento in moderne ferrovie metropolitane, sull'esempio delle S-Bahn tedesche o della RER. Così trasformammo la Cesano-San Pietro, che è una bellissima ferrovia metropolitana, la Montredondo-Fiumicino, la lunghezza di Bordino, ne facemmo tre in quegli anni. Sulle metropolitane portammo a conclusione il prolungamento della metro A Battistini, realizzammo, anche con Veltroni, realizzammo la biforcazione della B a Ionio e avviammo il progetto della C. E poi il tram che riportammo nel centro storico. Questa è, per sommi capi, la cura del ferro. Dopodiché, negli ultimi 10 anni, tutta questa cura si è bloccata, non perché fossimo guariti, ma perché le cose hanno preso un'altra piega. Io quando ci penso mi viene un po' di, così, di rammarico, perché in realtà oggi ci sarebbero condizioni perfino più favorevoli per la cura del ferro rispetto a quelle che trovammo noi tanto tempo fa.
vorrei indicarle. Sulle ferrovie, innanzitutto. Beh, sulle ferrovie noi abbiamo due opportunità nuove rispetto ad allora. Primo, che c'è stato un grande sviluppo tecnologico, quindi sulla stessa ferrovia di prima io oggi posso incanalare molti più treni di una volta, perché le tecnologie di controllo mi consentono di farlo, insomma, anche con gli standard di sicurezza italiani che sono molto elevati. Ma l'altra opportunità molto importante è che noi abbiamo realizzato l'alta velocità e questo ha liberato dal traffico nazionale delle importanti ferrovie, quindi possono essere riutilizzate per il trasporto regionale, anche lì facendo delle ristrutturazioni come quelle che dicevo prima. Queste due opportunità non sono state per niente utilizzate. Noi abbiamo due carte formidabili e non sono state utilizzate. Quindi bisogna utilizzare queste due occasioni. Sulle metropolitane, ma anche qui io sento sempre nel dibattito romano questo piagnisteo, non ci sono i soldi, c'è il problema dell'archeologia. Queste sono un po' degli alibi che si fanno i politici che non hanno voglia di mettersi a fare le cose. Da 10 anni non si progetta più una metropolitana a Roma. E questo è molto grave, perché una città come Roma, che ha questo ritardo, mentre si realizza una metropolitana, intanto bisogna progettare un'altra, in modo tale che quando finisce la prima io ho già i progetti pronti, addirittura gli appalti, perché abbiamo da recuperare un ritardo secolare. Si dice non ci sono i soldi e quindi non facciamo i progetti. Ma è vero esattamente il contrario. Bisogna fare i progetti, perché poi se ci sono progetti veri, che possono essere messi in appalto, che possono essere messi in cantiere, i soldi, bene o male, escono. Lo dimostrano Milano e Napoli, e Napoli, che ha fatto una splendida politica in questi 20 anni sui trasporti, quelle città che hanno delle strutture di progettazione molto forti, hanno portato al Ministero in questi 10-15 anni molti progetti, hanno ottenuto finanziamenti pro capite il doppio di quelli di Roma. Quindi non si dica che mancano i soldi, manca la volontà e soprattutto, questo sì, a Roma si va distruggendo l'engineering, cioè le strutture tecniche capaci di fare un progetto. Stanno mettendo in liquidazione Roma Metropolitana, ora ci saranno pure dei problemi, ma non per un piccolo problema gestionale. Io non metto in pericolo la struttura che poi, se mi produce dei progetti, mi porta a me come amministrazione, come città, miliardi di euro. Significa mettere in sofferenza quelle strutture, significa farsi del male da soli, insomma. Terzo punto, il tram, insomma. Ecco, quando noi riportammo il tram nel centro storico, dovete considerare, sapete, fare queste opere significa avere delle competenze tecniche molto particolari, molto specialistiche, cioè non è fare una strada, lo sanno fare in tanti, non è fare una fogna, lo sanno fare in tanti, fare un tram, fare una metropolitana, ci sono dei tecnici specializzati che sono pochi in Italia, insomma, no? Quando noi riportammo il tram nel centro storico, purtroppo l'ATAC aveva abbandonato, diciamo, la tecnologia tramviaria ormai da quasi 50 anni. Però oggi la tecnologia tramviaria si è molto sviluppata, perché proprio in quegli anni noi infatti copiamo da Strasburgo, che è stata la prima città europea, che ha inventato un nuovo tipo di tram, il tram moderno europeo, intanto il tram è più grande, tecnologico e così via, quello che poi abbiamo visto, non so, che anche noi poi abbiamo acquistato, ma soprattutto il tram utilizzato come occasione per rigenerare la città. Quindi non solo mettere dei binari su una strada, ma l'occasione di questa installazione dei binari va colta per ridisegnare tutta la strada, tutto l'ambiente, tutto il paesaggio urbano, l'arredo, e soprattutto con l'occasione del tram dare molto più spazio ai pedoni. Insomma, quindi rifare parti di città. Questa era la grande intuizione di Strasburgo. No? E anche in Italia, cioè negli ultimi tempi, ci sono state delle ottime realizzazioni, pensiamo a Firenze, pensiamo a Palermo. Quindi oggi fare il tram non solo nel centro storico, ma soprattutto nella periferia, nelle consolari e così via, possiamo utilizzare un sapere, una competenza, delle professionalità in giro per l'Italia che sono sicuramente adeguate.
Hai parlato dell'integrazione fra diversi sistemi, vale a dire metropolitane, tram, vari sistemi di trasporto all'interno della città. E soprattutto per quanto riguarda le linee tranviarie, diciamo citando Strasburgo, ecco, volevo sottolineare questa cosa, il rapporto tra il sistema dei flussi pedonali e quello della mobilità su Certo. ferro. È questo che è stato rivisto a Strasburgo. Certo. Io ricordo quando è stato fatto, diciamo, i primi tratti della linea tranviaria, tra l'altro il progetto era più vasto e non è stato completato, però ci siamo scontrati con delle difficoltà oggettive, anche diciamo, normative e burocratiche rispetto alla gestione proprio del rapporto tra il passaggio delle linee tranviarie e i flussi pedonali. Che ha impedito spesso, non so se ricordi, Piazzale Flaminio piuttosto, o la via Flaminia stessa, dove il tram in realtà, anziché essere un elemento di connessione, è diventato una barriera separando. Ecco, riusciamo a ripensare anche in termini di snellimento e di maggior, diciamo, di un nuovo sistema di interconnessione tra le varie. Proprio tra i vari flussi, perché è questo che Certo. consente poi di muoversi liberamente. Chiaro. Ma ti faccio un esempio perché sennò il discorso diventa astratto, no? Con la realizzazione della metro C, il vecchio trenino, cosiddetto Roma Pantano, sostanzialmente è andato quasi in dismissione, no? E può essere trasformato in un tram moderno. Anzi, Parli del Roma Giardinetti, che sì, allora, la sindaca Raggi ha presentato nei giorni scorsi come quello l'ha praticamente. presentato, sì, però il mio timore è che stiano andando nella vecchia logica, cioè di fare dei binari. Invece tu pensa alla Casilina, no? Ma se io ci metto un tram moderno, appunto, alla Strasburgo, significa che devo rifare tutta la strada, con un nuovo arredo urbano, dando molto più spazio ai pedoni, togliendo il parcheggio su strada, magari dei parcheggi sotterranei, ridisegnando le facciate dei palazzi, creando delle aree sosta, creando delle fontane, fanno dei luoghi belli, sono le nostre consolari, che sono le arterie proprio della nostra vita popolare, insomma, tu immagina che cosa. Poi immagina arrivato a Porta Maggiore, lì a Porta Maggiore arriva anche il tram della Prenestina, perché devono andare tutti e due alla stazione? Ci possono andare con lo stesso binario del tram della Prenestina. E quindi invece che andare a occupare via Giolitti, entrare a Porta Maggiore con il tram nuovo della Casilina, con quello della Prenestina, quindi per Piazza Vittorio, ma questo significa che via Giolitti la recuperi come promenade pedonale, ma lì c'è Minerva Medica, c'è l'Ambra Iovinelli, c'è il mercato multietnico dell'Esquilino e soprattutto adesso c'è il Museo della Zecca. Col poligrafico, immagina che cosa significa una promenade pedonale che arriva alla stazione Termini da Porta Maggiore, insomma, questo significa il tram, insomma. Tu hai ragione però, Adriana, perché noi abbiamo ereditato un approccio muscolare del tram, no? Addirittura la legge italiana del 91 parlava di tram veloce, no? E qui rispondo anche ad Alice, non serve il tram veloce, nel senso che deve essere un tram regolare. Diceva giustamente la regolarità e ovviamente il comfort nel trasporto sono dei parametri decisivi per l'attrazione di utenti. Noi, questo significa che non dobbiamo irreggimentarli con delle barriere, devono essere delle infrastrutture che sono in rapporto con l'uso pedonale intorno. Ecco, il tram europeo è fatto così: se tu vai in una città francese, vedi che il tram addirittura è impromiscuo con i pedoni, viaggia su manti erbosi. Ecco, è un'altra idea di città, insomma. Quindi bisogna fare dei tram all'europea, ma all'europea adesso dico anche alla fiorentina, alla palermitana, perché se vai in quelle città sono riusciti a fare questa cosa, non è difficile. Io dico, oggi abbiamo le competenze. Dice, no, le persone che scrivono, mi sembra simpatico, Sì. Gandelli dice tram Berlino 170 km, 22 linee, Milano 116 km, 17 linee.
Vienna 165 km, 28 linee, Roma 31 km, 6 linee. Sembra significativo. Poi invece qualche un altro, in Olanda le biciclette hanno la precedenza sulle auto, bisogna stare attenti a queste cose. E qualche un altro, quello che avete già detto, le ferrovie, quelle che attualmente abbiamo, piccole, hanno delle stazioni indecorose, dovrebbero diventare stazioni metro e non essere nelle condizioni in cui sono. E vabbè, niente, scusami Alice, ma ho voluto un po' far partecipare coloro che mandano dei commenti mentre voi parlate. No, sono stimolanti comunque. Vediamo che si potrebbe parlare per ore di questo tema. Comunque, stavo parlando del Grab, no? Che citava Walter, che è comunque un'iniziativa dal basso. Ce n'è un'altra molto importante che si è fatta strada negli ultimi anni, che è quella della Metrovia, un progetto molto interessante che va a diciamo che i promotori della Metrovia addirittura criticano il PUMS, che è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di cui ogni città si deve dotare, e diciamo che in realtà la Metrovia, che poi è una forza dal basso, aveva già creato e dimostrato e studiato che in realtà è possibile con poco, risparmiando risorse, utilizzando l'esistente, ottenere un sistema a rete più efficace. Che, insomma, quindi c'è uno studio, volevo sapere cosa ne pensava Walter in primis. E ultima cosa sullo storytelling della mobilità. Cioè, nel senso, molte persone non conoscono come muoversi a Roma. Il turista che viene disorientato, c'è poca chiarezza su come spostarsi. E mi sembra assurdo che la gente non conosca la potenza di quello che già abbiamo. Quindi anche comunicarlo oppure riallestirlo. Allora, dunque, Alice ha posto varie questioni, cerco di rispondere rapidamente. Il Grab è una grande idea, ma non solo una grande idea, è anche finanziato. Da 2 anni il Ministero ha stanziato il finanziamento. Ora, in un momento in cui i romani stanno scoprendo la bicicletta, beh, questa dovrebbe essere un'opera da mettere in cantiere domani mattina, no? E quindi per rispondere al nostro ascoltatore, come fanno in Olanda appunto, cioè non solo la bici che vince sull'automobile, ma la bici insieme al monopattino, insieme al mezzo pubblico ha dei segmenti stradali costruiti solo per loro e che quindi questo crea un vantaggio molto forte. La metrovia è un bellissimo progetto, anche questo. Come hai detto tu, è un gruppo di giovani architetti che ha studiato il problema e l'ha presentato in quella sorta di consultazione digitale che l'amministrazione comunale ha fatto per elaborare il PUMS, cioè il piano della mobilità. Questo progetto è arrivato primo in quella consultazione, ma poi quando si è trattato di presentare i progetti al Ministero per il finanziamento, l'amministrazione non l'ha per niente considerato. Ho fatto i complimenti a quei ragazzi, sono andato a parlarci. Perché? Perché è l'esempio di quello che dicevo prima, cioè loro hanno compreso una cosa fondamentale che a Roma hanno capito in pochi, e cioè che noi oggi sulle ferrovie esistenti possiamo fare molto più trasporto che una volta, per le ragioni che ho detto. Primo, perché le tecnologie, quando facemmo, Claudio, lo ricorderai, la FM1 allora si chiamava, Monterondo-Fiumicino, e ci mettemmo 4 treni l'ora. Allora, stiamo parlando dei primi anni 90, sembrava un risultato strepitoso perché un quarto d'ora. Ma oggi io con le tecnologie posso mettere i treni a 4 minuti, non a un quarto d'ora. E quindi i ragazzi di Metrovia, chiamo ragazzi, insomma, sono ormai quarantenni, ma insomma, dicono facciamo questa cosa e sostanzialmente su quell'anello ferroviario, se io porto un treno a 4 minuti, significa che non è più manco una ferrovia, almeno nel tratto urbano, si comporta come una vera e propria metropolitana, anzi magari la metropolitana avessero 4 minuti perché ci fanno aspettare anche di più. Quindi è un'ottima idea. Sulle metro hai perfettamente ragione, ma è come dire, noi abbiamo fatto molto di meno di altre città anche dal punto di vista dell'estetica, no? Ma potremmo fare cose che nessuno al mondo è in grado di fare, perché ho fatto l'esempio prima, se io faccio una buona stazione della C a Sant'Andrea della Valle e sono in grado di far vedere, uscendo dal treno,
il teatro di Pompeo, quello diventa un evento mondiale. La questione anche dei nomi, diciamo, dei simboli, come tu dici, certamente c'è da fare anche delle operazioni simboliche che aiutano la comunicazione e soprattutto è molto importante che intorno al servizio di trasporto, che pure è decisivo, ci siano altre funzioni, ecco, di qualità urbana, di economia, di turismo. Cioè il trasporto non va visto, insomma, come un lavoro solo di ingegneri, passatemi il termine, ma deve essere un lavoro di architetti, di urbanisti, di economisti, di comunicatori, perché bisogna creare, diciamo così, le arterie vitali della città.